Troil, luoghi abbandonati. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su una nuova puntata sui luoghi abbandonati. Oggi faremo l'episodio alla ricerca dei tesori perduti, dove che nel video vi mostrerò le ville storiche, le torri e anche dei bagli. Ovviamente alcuni sono inaccessibili. E adesso vi faccio vedere la villa Spinelli, che non so di preciso qualche mese, qualche annetto fa è stata restaurata una parte. Ma prima di iniziare mi raccomando, iscrivetevi al canale per fare altri video più avanti. Questa è la villa Spinelli, che è una villa bellissima, ovviamente è stata restaurata da poco, a parte forse gli scalini, guardate che sono belle. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere una bellissima chiesa, ovviamente molto antica, che è la chiesa di San Ciro. Non so di preciso se è di qualche associazione culturale, non ho idea, però adesso vi faccio vedere le immagini della chiesa, che è fantastica. Questa è la chiesa di San Ciro. La chiesa di San Ciro è fantastica, ragazzi. Questa chiesa mi è sempre piaciuta a me. Infatti, passando sul lato strada, la può vedere chiunque. Rimane sempre una bellissima chiesa. Al prossimo edificio. Allora, qua mi stanno dicendo che è lo stemma dei Beati Paoli. Ovviamente mi hanno detto che qua c'era un convento, le persone del posto. La porta c'è un bastardo. Certo, sì, ma è bellissima questa torre. È favolosa. Allora ragazzi, a parte quel baio che vi avevo fatto vedere poco fa, vi facciamo vedere un altro baio storico e antico che si chiama Baio Tasca. Adesso vi faccio vedere subito la struttura. Questo è il Baio Tasca. Adesso vi facciamo vedere un altro baio che si chiama Baio Benzi Orfanelli.
Guarda che bello il piccione. Qua all'epoca doveva essere una porta antica. Questa è la torre del Baio, dove si vede anche la porta. Questi tempi doveva essere una chiesa. Come potete vedere, questo è tutto il Baio. Allora ragazzi, come avete visto, queste sono le strutture. Ovviamente abbiamo ripreso oggi una villa e alcuni baji con la chiesa di San Ciro. Alcuni baji sono abbandonati, alcuni magari sono anche inaccessibili. Poi casomai per la prossima volta ci sentiamo alle prossime puntate sui luoghi abbandonati. Ovviamente faremo anche l'episodio alla ricerca dei tesori perduti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per mandare avanti il progetto. Alla prossima puntata, ragazzi!